Pode-se a Morcellina sopra Locarno nel santuario della Madonna del Sasso e vogliamo farvi conoscere un po' la storia di questa bellissima devozione. Madonna del Sasso, prega per noi. Ike Aparuiti, 1480. Queste parole, incise sulla facciata del santuario della Madonna del Sasso, riassumono il fatto e lo tramandano sulla strada degli anni. È la notte che precede la festa dell'Assunzione del 1480. Fra Bartolomeo di Vrera, dei francescani minori conventuali, prega sopra una loggia che guarda verso il monte, nel venerando convento di San Francesco di Locarno. Nel silenzio della notte in cielo si vedono le stelle. Fra di essi ce n'è una però che brilla più di tutte, è Maria. Sulla cima del colle, fra le rocce, appare la Vergine Santissima col bambino Gesù. Dio vi perdoni, mi avete tolto a un indicibile godimento, dirà fra Bartolomeo ai suoi confratelli che lo richiamano dall'estasi alle prime ore del mattino, mentre si avviano al coro per la preghiera. Fra Bartolomeo, col consenso dei superiori ai quali rivela l'esperienza vissuta, erige una cappelletta con l'altare dove la Vergine era apparsa. Pone sull'altare, scolpito in legno, il simulacro della Madonna col bambino, come li aveva contemplati in quella notte. E qui inizia la sua esperienza eremitica. Nasce così la devozione alla Madonna del Sasso. 5 anni dopo, la primitiva cappella già deve essere ampliata e Monsignor Rolando, ausiliare di Como, la benedice. Nemmeno l'ampliata cappella è però sufficiente. Si aggiungono altre 2 navate. E nel 1569 il santuario raggiunge le sue attuali dimensioni. Nel frattempo, lì accanto viene costruito il convento francescano, la Casa del Padre. All'inizio vi risiedono i conventuali, che nell'Ottocento verranno sostituiti dai cappuccini. Nel 1570 vi si reca quale pellegrino San Carlo Borromeo. Lasciando il santuario dirà: tutte le genti verranno a questa casa. Fu un vero profeta. Più tardi, nel 5 maggio 1617, Monsignor Sarego, nunzio apostolico in Svizzera, incorona la statua della Vergine con il bambino. Il simulacro per tale cerimonia è sulla piazza di Locarno, in un'atmosfera festosa di devozione e di gioia. La stessa piazza vivrà lungo i secoli altre simili occasioni. Anche Monsignor Baciarini avrà un legame fortissimo con la Madonna del Sasso. Una volta ricordava così ai seminaristi di Poleggio: quante volte veni qui da Chierico, giovanotto come voi, ad affidare alla Madonna le mie difficoltà, invocando l'aiuto e il conforto di questa Madre di ogni grazia. E più tardi, come vescovo, guidando il pellegrinaggio diocesano del 1919, pronuncia queste profonde parole: mi sento orgoglioso di poter dire alla Madonna: qui ho condotto un popolo che a te affida le sorti della sua fede e i destini dei figli suoi. Il vescovo Baciarini guiderà Benotto pellegrinaggi fino all'anno 1930. Anni dopo, con Monsignor Elmini, durante la festa dell'Immacolata del 1948, viene ufficialmente annunciata la grande visita della Madonna pellegrina attraverso l'intero Ticino. La statua lascia il suo colle il 25 maggio 1949 per raggiungere i paesi, le montagne, le colline, le vallate, le città, i villaggi, le campagne. Ogni parrocchia la accoglie nella preghiera, nella devozione e nel raccoglimento, nella riflessione e nella festa. Sono momenti di vera religiosità popolare, un grande ritorno a Dio. Il popolo accorre alle confessioni, migliaia di persone si riversano in strada per salutare, per pregare la Madre Celeste e il suo figliolo. La nostra Madonna dal Cielo certamente invocava per i suoi figli le benedizioni di Dio. Nel 2009, in ricordo del 60° anniversario della grande visita, per volontà di Monsignor Grampa, la statua della Vergine è stata accolta da una devota folla di fedeli nella Piazza Grande di Locarno per la solenne celebrazione eucaristica.
E nel 2012, dal 5 febbraio al 24 marzo, l'effigie della Madonna del Sasso ha lasciato il suo santuario e si è fatta ancora una volta pellegrina nelle principali chiese dei sei vicariati diocesani. Il suo pellegrinaggio fu posto sotto il titolo Verso la Pasqua con Maria ed è stato organizzato dal Vescovo Pier Giacomo in preparazione alla riapertura del santuario dopo l'importante restauro. Rilevante in santuario è la presenza degli ex voto. Sono le testimonianze di pietà popolare, pagine di vita e di storia vera, intrisi di fatica, di sofferenza, di speranza. Possono essere visti come documenti di un costume di vita, più precisamente della vita della gente di valle, di campagna, di montagna, di città, del nostro cantone. Spesso nei quadri è presente il malato e qualcuno che fervorosamente prega. Molti riguardano incidenti durante lavori di costruzione di case, oppure pittori che cadono da impalcature, oppure case in fiamme, il ragazzo che cade dal balcone, donne cadute mentre raccoglievano il fieno per il bestiame con la gerla, incidenti che coinvolgono carri, carrozze, automobili e treni. Per essere catalogato ufficialmente come ex voto, il dipinto deve avere la sigla GR, che significa grazia ricevuta. Nel museo allestito all'interno del complesso del santuario sono custoditi alcuni esemplari degli ex voto e anche il più antico che qui, che è conservato, risale al 1801. Dalla testimonianza dei frati cappuccini, ancora oggi alla Madonna del Sasso giungono una decina di ex voto all'anno, il cui stile però rispecchia il nostro tempo. Sono semplici bigliettini di ringraziamento o degli ex voto, no? In forma anatomica oppure anche a forma di cuore. La testimonianza di questi nostri fratelli nella fede ci ispirano a invocare ancora oggi, con grande e filiale fiducia, la Santissima Madre del Signore. Salire il Sacro Monte è sempre un'esperienza forte di fede e devozione, esteriore ma soprattutto interiore. La fatica del salire viene alleggerita dalla compagnia dei misteri della nostra salvezza, tramite la Via Crucis o le cappelle. Ma quello che più ci colpisce è sapere che lassù c'è la nostra mamma che ci aspetta per offrirci il suo figlio. Il suo sguardo ci invita alla fiducia, al silenzio, alla preghiera e con la sua tenerezza ci vuole avvolgere tutti sotto il suo manto. Vi ringraziamo di aver seguito questo video e se vi è piaciuto inoltratelo ai vostri amici e familiari e perché così questa devozione alla Madonna del Sasso possa essere sempre di più conosciuta e amata da tutti. Dio vi benedica.